L'ultimo periodo del rapporto Chiesa-fascismo, abbiamo detto, si caratterizza come fase di rottura, ma mai definitiva, aggiungo. Sta di fatto che la rottura della cordiale intesa, di cui abbiamo finora parlato, no? Tra la Chiesa e il fascismo coincide con la svolta del 38. E cioè con l'annessione austriaca da parte di Hitler e il volgersi dell'Italia verso un più ampio, stretto accordo con la Germania nazista. In quel periodo ha inizio la politica razziale del fascismo, che affrettò indubbiamente il distacco della Chiesa dal regime. La maggior parte dei cattolici italiani si schierarono spontaneamente contro il razzismo, che anzi fu l'elemento che più mise in crisi la fiducia di molti di essi nel regime. E qui possiamo veramente dire che dal mondo cattolico si levarono voci coraggiose di condanna del razzismo, voci di prelati, di laici, che interpretavano il sentimento della maggioranza dei cattolici italiani. E su questo punto il Magistero, possiamo sottolinearlo, Magistero della Chiesa fu veramente lineare e coerente nella condanna del razzismo. Io ho fatto sentire prima Schuster, me lo faccio sentire anche adesso, è la stessa personalità che adesso contro il razzismo è molto forte. Una specie di eresia, siamo nel 38, che materializzando nel sangue umano i concetti spirituali di individuo, di nazione, di patria, rinnega all'umanità ogni altro valore spirituale e costituisce così un pericolo internazionale non minore di quello dello stesso bolscevismo. Una teoria simile, isolando le varie razze e ponendo questa razza privilegiata di Arminio sopra tutte le altre razze, e costituendola datrice di divinità e fondatrice di diritto, può creare domani una religione ed un giure non semplicemente superiore, ma avverso alle aree e ai patri lari di tutti gli altri popoli. Di fronte all'insorgente eresia anticristiana e antiromana del mito nordico razziale, quanto mi apparisce bella la colletta di sapore agostiniano del Messale per il giorno del Corpus Domini. Concedi, o Signore, alla tua Chiesa la grazia di quella pacifica unità che viene misticamente significata nell'eucaristica oblazione, eccetera, eccetera. No, su questo piano c'è una reazione, diciamo, globale della Chiesa. Non ci sono. Anche se qualcuno, vedremo, fa distinzione tra razzismo radicale e razzismo moderato. Sentite, c'è sempre una certa, come dire, un razzismo moderato potrebbe anche essere tollerato. E no, è razzismo, è razzismo, si scappa. Qui il Papa è molto, molto duro, sì.
ho portato il libretto di Emma Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini, la solitudine di un papa, Pio XI. Questa Emma Fattorini, insieme all'altra che abbiamo citato prima, Lucia Ceci, sono delle studiose molto competenti che sono andate agli archivi vaticani, sono andate agli archivi delle persone di cui parlano e naturalmente pubblicano anche gli inediti che prima non si conoscevano, che adesso invece sono conosciuti. Che si dice? Che Pio XI stava pensando a una enciclica contro il razzismo. Non ci stava solo pensando, ha incaricato un gesuita che è stato incaricato nel giugno del 38, lui da solo non ce la faceva, un americano, ha chiamato un tedesco, un altro gesuita competente, e un francese, un altro gesuita competente in materia. Tre che hanno preparato la bozza di questa enciclica ed era pronta alla fine di settembre. Un'enciclica che va sotto il nome delle parole iniziali Humani Generis Unitas. Humani Generis Unitas. Sentite, no? C'è il richiamo dell'unità di tutto il genere umano, quindi è proprio già in partenza, no? L'atteggiamento contro il razzismo. Alla fine di settembre era pronta. Tant'è vero che colui che era stato incaricato ai primi di ottobre scrive a Pio XI pensando che gli fosse già arrivata. Non gliela poteva mandare lui, perché chi è che si interessa maggiormente qui? Il superiore dei gesuiti, che vi anticipo è un antisemita puro sangue e un anticomunista puro sangue, polacco. Che quando ha letto questa bozza ha detto no, lui è antisemita. E ha cercato di farla cambiare a chi? A un altro gesuita, un certo Rosa, che purtroppo era molto malato, poco dopo è morto, quindi non ha potuto fare un grande lavoro, eccetera, eccetera. Questa enciclica preparata, il Papa sa che è già pronta, ha dovuto insistere per averla. Non gli è arrivata se non dopo 4 mesi. Come mai è arrivato dopo 4 mesi, agli inizi di gennaio dell'anno seguente, 39? Perché? E perché non fu pubblicata? Sono domande storiche queste, no? Era pronta? E dovete sapere che c'era la condanna, sì, in maniera decisa, delle teorie sulla purezza della razza. Se ne è parlato tanto, complotto, eccetera. Questa Emma Fattorini, che ha scritto questo libro, potete leggerlo lì, ve lo leggo qua perché l'ho tirato fuori da lì, sta sul giornale, quindi interviene in questa polemica perché si è accusato questo generale di aver, come dire, mandato per le lunghe, no? La pubblicazione di questa enciclica fino all'ultimo. Il Papa è morto poco dopo, quindi non c'è stato manco il tempo dal punto di vista, però è stato lui che ha rimandato in maniera quasi da far decidere di non pubblicarla. Quindi è stato accusato lui come un complotto.
Un altro gesuita storico, recentemente, è intervenuto, padre Giovanni Sale, che è uno storico, sì, che cerca di scagionare il suo generale, dicendo che non è dipeso dalla sua volontà, ma è dipeso dalle circostanze, ricostruisce, eccetera. Interviene la Emma Fattori, è Noè, non lo dico io, state a sentire. Fu il gesuita, è lei che parla, fu il gesuita tedesco padre Gustavo Gundlach, uno dei tre che ha fatto l'enciclica, che aveva aiutato la Farge, quello che era stato incaricato dal Papa, nella stesura dell'enciclica contro il razzismo, il primo che ha parlato di un'azione dilatoria, in senso accusativo, da parte di Ledochowski, così si chiama questo generale dei gesuiti. Come dire, in una lettera del 16 ottobre 38, questo Gustav Gundlach, uno dei tre che ha fatto questa enciclica, che ha preparato questa enciclica, dice no, è stato lui che ha fatto un'azione dilatoria, lui, è lui il responsabile, perché noi l'avevamo fatta già, potevamo mandarla, però dovevamo andare attraverso di lui, perché lui è superiore nostro, non potevamo fare noi direttamente queste cose, no? E mi pare che la sua denuncia, dice Emma Fattorini, e mi pare che la sua denuncia avesse un evidente fondamento, altro che... La Farge, dice, consegnò il suo lavoro a Ledochowski alla fine di settembre del 38, ma il Papa lo ebbe solo il 21 di gennaio del 39. E secondo la testimonianza di un altro padre gesuita, Walter Abbott, Pio XI dovette sollecitare la trasmissione del testo tramite Monsignor Domenico Tardini, di cui vi ho detto prima. 4 mesi sono un periodo smisurato, dice la Fattorini. Se si considera il contesto, infatti l'atmosfera era di grande fibrillazione, con crescenti polemiche tra il pontefice e i regimi dell'asse, e Papa Ratti era da tempo gravemente malato. La scelta di far rivedere il testo a padre Enrico Rosa, che poi morì prima di riuscire a mettervi mano, per Emma Fattorini è un ulteriore aggravante a carico di Ledochowski. Non c'è dubbio, dice Emma Fattorini. Molti anni prima Rosa aveva scritto sulla civiltà cattolica, è un grande scrittore di civiltà cattolica questo Enrico Rosa, che è colui che ha fatto la lettera di Castelli, l'ha scritta lui, Enrico Rosa, che è stato incaricato di seguire il fatto Murri a Fermo, seguendo il vescovo Castelli. Quando Castelli ha pubblicato la lettera sul modernismo, non l'ha fatta Castelli, gli è venuta da Roma e l'ha fatta Enrico Rosa. Sto dicendo cose storiche ormai già assodate, Non c'è dubbio, molti anni prima Rosa aveva scritto sulla Civiltà Cattolica una serie di articoli ostili agli ebrei, che i fascisti usavano per rinfacciare i gesuiti di respingere le critiche rivolte dalla Chiesa alle leggi razziali, cioè Mussolini, lo faccio sentire? Mussolini a un certo momento dice che ma io faccio leggi contro gli ebrei molto più deboli di quelle che avete fatto voi nella storia contro gli ebrei. Pio XI interviene a dire no, non puoi dire questo, perché noi contro gli ebrei abbiamo fatto non un antisemitismo, abbiamo fatto un antigiudaismo. Il motivo per cui noi l'abbiamo fatto è religioso, il motivo per cui tu lo fai è di razza. Noi non l'abbiamo fatto mai, l'hanno fatto coloro che ci hanno preceduto il cristianesimo, sì, gli antichi hanno fatto un'azione contro gli ebrei antirazziale, antisemita, ma la Chiesa l'ha fatta sempre questo è vero per parecchio tempo, ma gli ultimi tempi questo antigiudaismo era diventato anche antisemitismo. Era diventato anche antisemitismo.
Che vi sto dicendo? Che è inutile che sto, che sto dicendo che una enciclica era pronta e non è uscita. Non solo. Ma c'è un altro problema. I contrasti per la questione razziale furono solo un aspetto di un generale raffreddamento dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato fascista. Nel partito fascista, anche in relazione all'avvicinamento alla Germania e sotto la suggestione dell'esempio nazista, avevano ripreso vigore nel fascismo le tendenze più intransigenti e più anticlericali in questo periodo. Mussolini in questo periodo si mostrò molto sensibile a questi richiami, come ci dimostra il diario di Ciano, che a più riprese accenna a questo ritorno negli ultimi anni allo spirito anticlericale delle origini, di cui abbiamo già parlato. Pio XI voleva salvare il concordato, che però è stato violato. Violato apertamente, con la legge razziale che dichiarava non trascrivibili e quindi privi di effetti civili i matrimoni fatti con gli ebrei. In Italia, E urtava contro l'articolo 34 del concordato. Ancora alla vigilia della morte Pio XI rimane, appare molto preoccupato di risanare questa ferita portata all'articolo 34 del concordato. Si è parlato molto a lungo di un discorso preparato da Pio XI per il decennale della conciliazione, 11 febbraio 39, che avrebbe suonato rottura, condanna del fascismo. Ma il discorso è scomparso. Che è successo? Che il 10 di febbraio muore Pio XI, il giorno prima. Che fa il segretario di Stato, che diventa anche camerlengo? Camerlengo significa colui che, dopo la morte di un papa, prima che se ne faccia un altro, è colui che gestisce un po' tutte le... E camerlengo è questo Pacelli. Dà ordine subito di far scomparire non solo il discorso, ma tutto quello che si stava preparando per pubblicarlo anche giù alle, come si chiama, i piombi che già erano pronti per la stampa, eccetera. Doveva scomparire tutto. Fece sapere a Confalonieri, che era incaricato di questo, che già aveva fatto tutto quello che era necessario, che doveva scomparire tutto. E nessuno ha saputo più niente. Di questo discorso si è tanto parlato, perché si sapeva che l'aveva fatto, si sapeva che l'aveva preparato, ma non l'ha potuto. L'avrebbe fatto davanti a tutti i vescovi italiani che erano stati invitati a Roma per la celebrazione dell'11 febbraio, il decennale della conciliazione, no? Il decennale dei patti lateranensi. E ci si aspettava appunto che il Papa dicesse qualcosa contro il fascismo, perché c'era stato appunto questo intervento contro l'articolo 34 del concordato. Si era un po' fantasticato pure su questo discorso. Quando la storia non può parlare, chi parla? La fantasia. E se ne è detto di tutti i colori. Chi è stato il primo? Che una copia è rimasta in archivio. Una copia è rimasta in archivio. Una copia. Chi è che l'ha pubblicata? Emma Fattorini, che sta in questo libro, nell'appendice documentaria. Non è molto lungo, ma ecco perché vi dicevo, rottura mai definitiva. Pio XI non fa una rottura definitiva in questo discorso. Che dice in questo discorso? Esprime la sua amarezza profonda, la sua delusione profonda, la sua sofferenza profonda.
Sì. Lo volete sentire un po'? Un pezzetto? Ci avete voi, se no ve lo leggo, eh. Un pezzetto. Quello che stiamo per dire a voi e di voi, dobbiamo dunque innanzitutto dire a noi e di noi. Voi sapete, carissimi e venerabili fratelli, come spesso è trattata la parola del Papa. Ci si occupa, e non soltanto in Italia, delle nostre allocuzioni, delle nostre udienze, e più spesso per alterarle in falso senso, e anche inventando di sana pianta. Farci dire delle vere ed incredibili sciocchezze e assurdità. C'è una stampa che può tutto dire contro di noi e contro le cose nostre, anche ricordando, interpretando in falso e perverso senso la storia vicina e lontana della Chiesa, fino alla pertinace negazione di ogni persecuzione in Germania, negazione accompagnata dalla falsa e calunniosa accusa di politica, come la persecuzione di Nerone, si accompagnava all'accusa dell'incendio di Roma, fino a vere e proprie irriverenze. E si lascia dire mentre la nostra stampa non può neanche contraddire e correggere. Voi non potete aspettarvi che la vostra parola sia trattata meglio. Capiscono, eh? Anche quando è la parola dei sacri pastori divinamente costituiti, parola predicata o scritta o stampata per illuminare, premunire, salvare le anime, badate, carissimi fratelli in Cristo, e non dimenticate che bene spesso vi sono osservatori o delatori, tra parentesi, dite spie e direte vero, che per zelo proprio e per incarico avuto vi ascoltano per denunciarvi. Dopo si intende aver capito nulla di nulla. E se occorre il contrario. Avendo il loro favore, bisogna ricordarcene, come il nostro Signore per i suoi crocifissori, la grande sovrana scusante dell'ignoranza. Peggio assai quando questa scusante deve cedere il posto all'aggravante di una stolta presunzione di chi crede e dice di saper tutto, mentre evidentemente non sa neppure cosa sia la Chiesa, che cosa il Papa, che cosa un vescovo. Che cosa quel vincolo di fede e di carità che tutti ci lega nell'amore e nel servizio di Gesù, Re e Signore nostro? Ci sono purtroppo pseudo-cattolici che sembrano felici quando credono di scorgere una differenza, una discrepanza, a modo loro si intende, tra un vescovo e l'altro, più ancora tra un vescovo e il Papa. Se non che, carissimi fratelli, e mi fermo, non è soltanto dell'interpretazione e dell'abuso della vostra parola pubblica che dovete essere solleciti, ma anche della vostra vita privata, quella in specie che forse voi con bontà e fiducia paterna rivolgete e scambiate con persone portanti qualche carica politica di partito, dei cosiddetti gerarchi. State attenti con questi. Bisogna avere per costoro, sia pure con dovuta vigilanza, una certa indulgente comprensione. Per loro si tratta di carriera. In linguaggio povero si tratta di pane, di vita. Sappiamo che vi sono parecchie ed anche molte buone, consolanti, eccetera, eccetera. Siamo bene. Sentite che c'è un'amarezza profonda, e anche delusione molto profonda. Quando parla di questi delatori, attenti, non parla solo di quelli che stanno fuori dalla Chiesa, parla anche di quelli che stanno dentro, anche tra i vescovi, oltre che nel clero. Il discorso parzialmente era stato reso noto da Giovanni XXIII nel 1959, nel 20° anniversario della conciliazione.
domina in questo scritto, in questo discorso, il desiderio che i benefici della conciliazione siano assicurati a lungo all'Italia. Il Papa è sempre convinto di questo, ed è preoccupato di questo. Per concludere, mi permetto di dire anche qualcosa, insomma, sul piano di valutazione. Penso che per l'obiettività storica si debba insieme sottolineare sì la profonda preoccupazione religiosa che muove Pio XI, l'abbiamo dimostrato, no? La sua fermezza di principi, la sua indipendenza, superiorità rispetto a ogni visuale esclusivamente politica e diplomatica, no? Ma anche mettere insieme a questo il limite di prospettiva storica che ha portato gli uomini di quel tempo, preposti al governo della Chiesa, a vedere prima nel fascismo uno strumento di restaurazione cattolica e nel concordato un mezzo per far rivivere lo Stato cattolico in Italia, poi nel concordato stesso una valida trincea di difesa contro le pretese dello Stato totalitario. Ecco, qui casca la prospettiva, come dire, qui molti laici del tempo sono più capaci degli ecclesiastici di quel tempo. Vedremo che specialmente Pio XII non riuscirà mai, notate, mai fino alla morte, non riuscirà mai a essere d'accordo con De Gasperi, mai. Lo farò sentire, non l'ha voluto manco ricevere come consiglio, come presidente del consiglio, e portava addirittura la figlia che faceva cose pubbliche di religiosa, non l'ha voluto ricevere per far capire che non era d'accordo con lui, perché? Ma perché questi già erano oltre, avevano capito quelle che erano le condizioni con cui bisognava vivere, lavorare e andare avanti. Ci possiamo fermare, Chiesa e fascismo, o volete fare qualche domanda? Perché se no dobbiamo passare Chiesa e nazismo, perché abbiamo detto che ci fermiamo maggiormente su questi due aspetti del totalitarismo del XX secolo. È chiaro che c'è un'analogia, notate, analogia. Non è la stessa cosa, perché l'Italia non è la stessa cosa della Germania, no? La Germania è una nazione completamente diversa dall'Italia in questo tempo. Certo. In Germania, possiamo dirlo subito, la situazione della Chiesa fu molto più ardua, molto più dura. Tutti sono d'accordo, sono unanimi nel sottolineare la forte diversità delle due nazioni, Italia e Germania, ma molti storici tedeschi ricordano che la costante ostilità del nazismo verso il cristianesimo e verso la Chiesa cattolica portò a un'importante e una costante e crescente persecuzione. Sì. È anche vero che c'è stata una evoluzione della Chiesa anche in rapporto alla Germania, come l'abbiamo vista per l'Italia, la vediamo per la Germania. Sì? L'Episcopato, specialmente, Santa Sede e Episcopato germanico, subirono una evoluzione, possiamo dire anche qui, tre momenti, tre periodi. Un primo periodo caratterizzato da una profonda diffidenza iniziale, sì, cui si sostituì una svolta, vedremo perché, un'evoluzione, una certa disponibilità che vedremo sarà dettata dallo stato di necessità e dalla speranza di evitare mali più gravi, ma specialmente perché ci sarà un concordato nel 33
con la Germania. E infine, il terzo periodo, un irrigidimento crescente, anche qui, che evitò sempre, notate, che evitò sempre, per timore del peggio, una rottura completa. Primo periodo, non è difficile documentare la opposizione dei vescovi tedeschi al nazismo, che si era espressa con maggiore decisione dopo il grande successo riportato alle elezioni del settembre del 1930, che quindi apriva a Hitler la via del potere. E nel 1932, di nuovo, la conferenza episcopale tedesca, che era riunita a Fulda, dichiarava illecita l'appartenenza al nazismo per il suo programma, che era incompatibile con la fede cattolica e per le inequivocabili manifestazioni ostili alla Chiesa dei suoi capi. Si diceva in questa dichiarazione che un'eventuale vittoria del nazismo con ogni probabilità sarebbe stata di gravissimo danno alla Chiesa e ai cattolici. E ancora, ai primi di febbraio del 1933, quando Hitler ormai ha raggiunto il cancellierato, i vescovi si mostrarono solidali con il partito del centro, che è il partito dei cattolici in Germania, come il Partito Popolare Italiano di Sturzo, analogo. Partito cattolico tedesco che si era battuto contro il nazismo. Quindi sono con questo partito. Ma allora, come si spiega la svolta che avviene nel 1933? Nonostante che fosse arrivata a Pio XI una lettera di Edith Stein, 1933, aprile 1933, nonostante che fosse arrivata una lettera dei vescovi tedeschi al segretario di Stato Pacelli, che vi faccio sentire. Che dicono i vescovi tedeschi al segretario di Stato Pacelli? State a sentire, non potrebbe, 33, non potrebbe la Santa Sede spendere una calda parola per le persone convertite dal giudaismo alla religione cristiana in Germania? Perché è aperta la persecuzione contro gli ebrei. Si nota che manca, sì, per le persone convertite da giudaismo, come per tutti quanti gli ebrei, in quanto tali, manca ogni preoccupazione. Vedremo che persiste questa, eh? E adesso vi faccio sentire la lettera di Edith Stein, che è pubblicata qui. Emma Fattorini. Voi sapete che è santa, dichiarata santa, Edith Stein, come no, una delle protettrici d'Europa, ebrea, convertita al cristianesimo, diventata religiosa, grande filosofa, che è stata la scuola dei più grandi filosofi tedeschi, molto conosciuta, ed è stata chiamata anche a fare, infatti lei, questa lettera: ai piedi di vostra santità, chiedendo la benedizione apostolica, dottoressa Edith Stein, docente all'Istituto Tedesco di Pedagogia Scientifica presso il Collegium Marianum di Münster, una grande dottoressa di università, insomma,
riconoscono che preparate anche scientificamente. La lettera a Pio XI, privata di Edith Stein. Padre Santo, come figlia del popolo ebraico, che per grazia di Dio è da 11 anni figlia della Chiesa Cattolica, ardisco esprimere al padre della cristianità ciò che preoccupa milioni di tedeschi. Siamo nel 33, eh? Da settimane siamo spettatori in Germania di avvenimenti che comportano un totale disprezzo della giustizia e dell'umanità, per non parlare dell'amore per il prossimo. Per anni i capi del nazionalsocialismo hanno predicato l'odio contro gli ebrei. Ora che hanno ottenuto il potere e hanno armato i loro seguaci, tra i quali ci sono noti elementi criminali, il seme dell'odio si schiude. Le defezioni dal partito che detiene il governo fino a poco tempo fa venivano ammesse, ma è impossibile farsi un'idea sulla loro consistenza in quanto l'opinione pubblica è imbavagliata. Da ciò che posso giudicare in base ai miei rapporti personali, non si tratta affatto di casi isolati. Sotto la pressione di voci provenienti dall'estero, il regime è passato a metodi più miti e ha dato l'ordine che a nessun ebreo venga torto un capello. Questo boicottaggio, che nega alle persone la possibilità di svolgere attività economiche, la dignità dei cittadini e la patria, ha indotto molti al suicidio. Solo nel mio privato sono venuto a conoscenza di ben 5 casi. Sono convinta che si tratta di un fenomeno generale che provocherà molte altre vittime. Si può ritenere che gli infelici non avessero abbastanza forza morale per sopportare il loro destino, ma se la responsabilità in gran parte ricade su coloro che li hanno spinti a tale gesto, essa ricade anche su coloro che tacciono. La lettera è importante per questo, perché dice di intervenire. Tutto ciò che è accaduto e ciò che accade quotidianamente viene da un governo che si definisce cristiano. Non solo gli ebrei, ma anche migliaia di fedeli cattolici dalla Germania, ritengo di tutto il mondo, da settimane aspettano e sperano che la Chiesa di Cristo faccia udire la sua voce contro tale abuso nel nome di Cristo. L'idolatria della razza, del potere di Stato, con la quale la radio martella quotidianamente le masse, non è un'aperta eresia? Questa guerra di sterminio contro il sangue ebraico non è un oltraggio alla santissima umanità del nostro Salvatore, della Beatissima Vergine, degli Apostoli? Non è in assoluto contrasto con il comportamento di nostro Signore Redentore, che anche sulla croce pregava per i suoi persecutori? E non è una macchia nera nella cronaca di questo anno santo, che sarebbe dovuto diventare l'anno della pace, della riconciliazione? Noi tutti, che guardiamo all'attuale situazione tedesca come figli fedeli della Chiesa, temiamo il peggio per l'immagine della Chiesa stessa se il silenzio si prolunga ulteriormente. Siamo anche convinti che questo silenzio non può alla lunga ottenere la pace dall'attuale governo tedesco. Come dire, vi illudete, eh? La guerra contro il cattolicesimo si svolge in sordina e con sistemi molto brutali che contro il giudaismo, ma non meno sistematicamente. Non passerà molto tempo che nessun cattolico potrà più avere un impiego a meno che non si sottometta senza condizione al nuovo corso. I vescovi hanno chiesto pure questo loro. Ma allora perché non si interviene? Ecco la svolta. C'è una svolta. Dovuta a che? Gli storici rispondono un po' diversamente, ma siamo sempre sulla stessa linea. Alcuni dicono, è
la prospettiva del concordato, evitare il peggio. Concordato qualche cosa si ottiene. Altri dicono: attenti, non solo questo, ma specialmente perché Hitler ufficialmente si era espresso dicendo che lui vedeva nelle due principali confessioni cristiane, cattolicesimo e protestantesimo, sono parole sue, i più importanti fattori per la conservazione del nostro popolo. E prometteva di rispettare i concordati nei vari Länder, che già erano stati fatti in Baviera, in Prussia, in Baden-Baden, e di assicurare alle chiese cristiane nelle scuole e nell'educazione l'influsso conveniente, finalmente, di curare, di sviluppare le relazioni amichevoli con la Santa Sede. L'Episcopato, dopo queste dichiarazioni programmatiche, in una pastorale collettiva del 28 marzo, firmata anche questa a Fulda, revocò la condanna del partito, che era stata già fatta poco prima, pur confermando sul terreno dei principi la sostanziale condanna di determinati errori, sì, però nel complesso si passava dall'opposizione, che avete sentito era molto chiara, a una cauta e prudente attesa, specialmente per il contrasto tra le dichiarazioni ufficiali e il persistere dell'atto pratico di soprusi contro i cattolici. E l'inizio, siamo all'inizio della legislazione razzista in Germania, 30 marzo, 7 aprile 33. E qui si inserisce la lettera di Stein, che abbiamo letto, e anche la lettera dei vescovi tedeschi. Mentre l'incertezza spingeva i vescovi a chiedere reiterate assicurazioni del governo, giungeva a Roma il vice cancelliere del partito nazista, il famoso von Papen, un cattolico conservatore, che però era nemico del partito cattolico germanico, il centro, e fece esplicita richiesta di un concordato a nome del partito, a nome del governo. Chi è segretario di Stato in Vaticano? Siamo nel 33? Dal 30 è Eugenio Pacelli, che è stato per 11 anni nunzio in Germania, prima a Monaco, poi a Berlino. Era opportuno un accordo con un regime che ledeva gravemente i diritti della persona umana e che manifestava nel suo programma principi evidentemente anticristiani, religiosi? Un concordato non avrebbe costituito di fatto un avvicinamento tra la Chiesa e il regime al potere? Domande, storiche. Si stava preparando, ve l'ho già accennato, e in parte già attuando, la legge sulla sterilizzazione dei menomati fisici e dei malati mentali. In questo periodo, sancita il 14 luglio del 33, ma in preparazione già da tanto tempo, come l'epurazione degli impiegati statali di razza ebrea. D'altra parte si diceva un rifiuto non avrebbe provocato un irrigidimento nazista, preludio della rovina della Chiesa in Germania. Lo faceva notare espressamente l'arcivescovo di Friburgo, che era il rappresentante ufficiale dell'episcopato tedesco
nella fase finale delle trattative, Monsignor Gruber. E poco dopo la stipulazione del concordato, Pacelli dichiarò al ministro di Gran Bretagna, notate, accreditato presso il Vaticano, che Berlino lo aveva praticamente costretto con la pistola in mano a decidersi entro una settimana pro o contro il concordato. Si stanno difendendo, eh? Non restava, secondo Pacelli, altra alternativa che fare il concordato. Oppure la virtuale eliminazione, sono parole di Pacelli, eh? Virtuale eliminazione della Chiesa Cattolica nel Reich. Le trattative per questo concordato sono state rapidissime, anche questo fa pensare, che non è che non ci fossero i problemi, ma sono state rapidissime, pochi mesi, vi ricordate che con Mussolini 2 anni, con altri 5 anni, sì, in Baviera, in Brussia, qui meno di 4 mesi bastarono per l'accordo con la Germania, capite? È un accordo che mantiene le tensioni fortissime, radicali, no? Sono accordi insinceri. Che però anche il capo, che era un ecclesiastico, il capo del partito del centro in Germania, Kaas, era d'accordo. È lui che svolge a Roma il ruolo di intermediario fra il segretario di Stato Pacelli e il vice cancelliere von Papen. 2 nodi cruciali provocarono lunghe discussioni in questi 4 mesi, 2, quelli famosi. L'avvenire delle associazioni cattoliche, sono soliti problemi, no? E il divieto ai sacerdoti cattolici di iscriversi ai partiti. Furono molto discussi questi 2 punti. E ci si mise d'accordo, adesso non vi dico solo la prima, la seconda, come sono andate a finire le cose, eccetera, sì, si sono messi d'accordo e si è arrivati alla conclusione del concordato. Attenti, 2 date vicine ci danno il senso di questo concordato. Il concordato è stato formulato il 20 luglio del 33, il 14, poco prima, il 14 è uscita la legge sulla sterilizzazione in Germania. Com'è possibile che questo problema della sterilizzazione non sia nel concordato? I vescovi lo dormono. E allora? Tutti furono d'accordo con questo concordato? No. Notate, non furono d'accordo molti nazionalsocialisti del partito, Perché? Perché a loro sembravano eccessive le concessioni fatte alla Chiesa. Addirittura. Più radicali, ma anche molti cattolici si preoccupavano di questo avvicinamento tra Chiesa e nazismo. Tanto più che l'organo ufficiale del partito, un giornale, aveva attribuito al concordato il significato di un'approvazione del regime da parte della Santa Sede. Sì che è intervenuto l'Osservatore Romano prontamente a dire che non era vero, ma si diceva era l'accordo con il popolo, non con il regime. Ma tu l'hai fatto con il regime, concordato. Anche l'Episcopato era preoccupato per la sorte delle associazioni, della stampa cattolica, dei molti impiegati destituiti dal loro ufficio per aver obbedito al divieto episcopale di iscriversi al partito nazista, dei cattolici
convertiti di razza ebraica, che furono ridotti in miseria, in miseria, in miseria. Perché non si è intervenuti? Non è che non si sapessero queste cose, no? Allora? 33, concordato. Definitivamente il 10 settembre viene ratificato. Sì. Come continuano i rapporti? Avranno ragione quanti avevano dichiarato illusoria la speranza di arginare con uno strumento giuridico l'invadenza del totalitarismo. Vedremo come dal concordato in poi svilupperanno le vicende con il nazismo fino alla morte di Pio XII.